La prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari. Nel 2021, un po' in tutte le USL del Veneto, i casi di offese, ma anche di botte ai sanitari nelle corsie degli ospedali sono di fatto triplicati. Un caso, un dato su tutti, quello di Padova, con 90 denunce circa. Ed ora nessuno vuole più lavorare, soprattutto in quei reparti come il pronto soccorso, dove questi fatti sono quasi all'ordine del giorno. Da eroi a vittime di violenza aumentano le aggressioni nei confronti dei sanitari. L'ultimo episodio solo pochi giorni fa al pronto soccorso di Rovigo. Nel 2021 in azienda ospedale Università di Padova i casi di violenza sono addirittura quadruplicati rispetto all'anno pre-Covid, 86 quelli segnalati, ma si pensa siano molti di più. Da una parte venivano chiamati angeli custodi giorno e notte a salvare le vite dei pazienti con gli ospedali sotto pressione, la stessa pressione che ha spinto però alcuni utenti a gesti di violenza. Sono due rovesci della stessa medaglia con delle estremizzazioni. È ovvio che una parte dell'utenza, una parte dell'assistenza è rimasta dietro, ma non è colpa di nessuno se è scoppiato il Covid. E quindi di conseguenza giungere in pronto soccorso e ritenere di voler recuperare il tempo perduto in un attimo, in un fronte dove affluiscono qui a Padova, sapete bene, tra i due pronto soccorso 330-350 utenti nell'arco delle 24 ore, è una richiesta che spesso è inaccettabile e soprattutto non realizzabile. Il 12 marzo si celebra la prima giornata nazionale di prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari a livello nazionale. In 5 anni i casi di infortunio accertati dall'INAIL sono stati più di 12.000, violenze, aggressioni, minacce, una media di 2.500 all'anno. È che una volta un cittadino si è lanciato verso la sezione aghi, strumentario, farmaci, ha preso un ago, si è tagliato su un braccio e con l'ago insanguinato è venuto vicino il collo di quel sanitario ed è stato un momento sicuramente non proprio brillante, diciamo, no? Le più colpite per quasi tre quarti sono le operatrici sanitarie donne. Ci del fatto che in azienda ospedaliera Università di Padova la maggior parte sono donne. E sicuramente è una figura presente 24 ore su 24. Prevenire, ma soprattutto segnalare gli episodi, tanti infatti sanitari che non denunciano. È un sistema che su altri settori ha funzionato perfettamente, ha consentito di ridurre il fenomeno delittuoso e quindi credo che su un lungo periodo, anche per quanto riguarda questo tipo di reati, sarà vincente. Ed ora cambiamo argomento.